la nostra chiesa di Saluzzo, per me è impressionante vedere tutti voi carissimi fedeli, uomini e donne di fede di questa terra, di San Chiaffrino, di Saluzzo. Carissimi, avverto subito il bisogno di interiore di stentarmi con tutti voi. So che l'attesa del nuovo vescovo è stata lunga ed è stata segnata da molte preghiere a livello personale e comunitario. Ve ne sono profondamente grato. Sono grato a tutti voi. Oggi le nostre strade, per volontà di Dio, si incrociano. Per questo da oggi le vostre attese, i vostri problemi impasteranno il pane quotidiano della mia preghiera e del mio agire, del ministero del vostro nuovo vescovo. La scelta di mettere l'amore al centro della nostra attenzione sarà la via più efficace per continuare a costruire un futuro nuovo per noi, per tutti e in particolar modo per le nuove generazioni, per i nostri giovani, per i nostri ragazzi che cercano la speranza, che cercano la gioia. Ma questa gioia, questa speranza, questa realizzazione per noi è una persona, è Cristo, il Figlio di Dio. È quello che siamo chiamati a vivere e portare come credenti, come cristiani nella vita del mondo, a partire dalla nostra vita, questo annuncio. Per questo ho voluto esprimere questa certezza, la scelta di mettere l'amore al centro della nostra vita nel motto del mio stemma episcopale: la carità non avrà mai fine. Sì, carissimi, abbiamo la responsabilità di comunicare che Dio è amore. L'amore è la via che più di ogni altra ci avvicina a Dio, perché è la stessa via attraverso la quale Dio è sceso sino a noi. La fede cristiana, infatti, non è la semplice adesione a una verità astratta, ma è una risposta appassionata dell'uomo all'amore di Dio. Il vostro nuovo vescovo può affermare che la sua vita, la sua vocazione di cristiano, di sacerdote, di vescovo, è un dono di amore ricevuto che a sua volta deve essere ridonato. La vita, un dono d'amore. Per questo invito tutti voi a scoprire di essere stati a vostra volta frutto dell'amore di Dio. È urgente oggi riproporre il primato dell'amore di Dio per l'uomo di oggi. L'amore evangelico è una risorsa indispensabile, è il tesoro prezioso che il mondo rischia di ignorare e di perdere. Ecco perché
l'impegno dei cristiani è rispondere all'invito di Gesù a essere sale e luce del mondo, come ci viene anche riproposto nel grande incontro tra il Vescovo Regina e San Francesco di Sales, innanzi all'interno di questa nostra cattedrale. La via dell'amore non è solo la via per una nuova evangelizzazione, una chiesa in uscita, come ci invita Papa Francesco, ma è indispensabile per un nuovo umanesimo, per una umanità che è assetata di questo amore che è Cristo. Anche la parola di Dio di questa quinta domenica di Quaresima ci parla di Cristo come sorgente di vita, di amore, di fronte alla morte dell'amico Lazzaro. Nessuna esperienza è così universale come il morire. È questo che accade a Betania, la casa dell'amicizia. Ogni chiesa, ogni comunità parrocchiale deve divenire la casa della fede, dell'amicizia, di tutte le famiglie che si riuniscono insieme nel nome del Signore. Così la definiva il Beato Paolo VI, la casa dell'amicizia. L'Evangelista Giovanni, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, ci descrive quattro dialoghi che fanno luce sul volto di Gesù di fronte alla morte. Il primo dialogo si snoda con i discepoli, i quali non danno l'impressione di capire il Messia, il Maestro. Non percepiscono il mistero e scrollano il capo quando Gesù parla della morte come sogno. Per l'uomo la morte è solo la morte. Ma Gesù, di fronte alla morte dell'amico Lazzaro, si rivela sorgente di vita eterna per tutti coloro che crederanno in lui. Il secondo dialogo è quello di Gesù con Marta, la sorella di Lazzaro. Questa è la punta più alta del racconto. Gesù si presenta come la risurrezione e la vita. Ogni uomo, ogni donna, attraverso la fede in lui, non morirà in eterno. Questa, carissima, è la certezza che Cristo chiede e sollecita a Marta. Credi tu? Io credo, Signore, che tu sei la risurrezione e la vita. Il terzo dialogo si snoda invece con Maria, l'altra sorella dell'amico Lazzaro. Il tono è intriso di commozione. Gesù fa chiamare di nascosto Maria, le vuole parlare in segreto. A differenza dell'incontro con Marta, quello con Maria è senza parole. Si pone solo a livello di sentimenti, di sguardo, al dolore cupo di Maria e al suo gesto implorante. Gesù si commosse profondamente, si turbò, scoppiò in pianto.
Gesù entra così in sintonia profonda con il dolore umano. Il suo amore incontra il dolore, il pianto. È il linguaggio dell'amore, il linguaggio dell'amore che dona la vita. E l'ultimo dialogo, il quarto, è quello di Gesù con Lazzaro. Gesù grida a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. È un grido solenne, imperativo, esprime il potere di Gesù, figlio di Dio, sulla morte. Di fronte alla morte, Gesù vince con la risurrezione. L'ultima parola autorevole sua: il ritorno alla vita di Lazzaro è un segno di vittoria sulla morte. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Quale cammino, allora, vogliamo iniziare insieme? Quale cammino prepasquale, alla luce di questo straordinario brano di Vangelo di San Giovanni, che possa illuminare il nostro cammino verso la Pasqua, ormai vicino? Propongo quattro parole che vogliono essere gli atteggiamenti fondamentali all'inizio del mio ministero episcopale: ascoltare, incontrare, conoscere, vivere in comunione. Ascoltare, mettermi in ascolto di ogni persona, incominciando dai sacerdoti che mi sono affidati, che condividono con me i cammini e il ministero pastorale di questa gloriosa Chiesa di San Lazzaro. Incontrare ogni realtà presente sul territorio per condividerne i progetti, le ansie e le prospettive future. Conoscere le diverse situazioni presenti che ogni persona vive segretamente nei propri cuori per dare una risposta di speranza, di futuro. Vivere in comunione. Si tratta di trovare linguaggi per comprendersi, accordare note capaci di unire come il coro interdiocesano che ha saputo armonizzare il suono, la voce, come l'unico grande coro, l'unica grande comunità. Organizzare cammini da condividere e programmare insieme. Può sembrare umanamente un'utopia, un sogno, ma sappiamo che può succedere. Basta un granellino di fede, un granellino di fede, e tutto è possibile. Carissimi, ho voluto con queste parole meditare con voi il Vangelo di Giovanni, il Vangelo della gioia, della speranza, presentare a voi le linee per i prossimi cammini che vorremmo affrontare insieme attraverso questi verbi: ascoltare, incontrare, conoscere e vivere in comunione. Ma vi chiedo un grande dono: pregate per me, pregate per il mio nuovo ministero episcopale,
per questo nuovo servizio che voglio chiudere insieme a voi per la nostra Chiesa di Sorrezzo. L'anello episcopale che ho ricevuto all'ordinazione sia segno della fedeltà e dell'amore a questa nostra Chiesa, sposa di Cristo, e il pastorale che Sua Eccellenza Monsignor Guerrini mi ha posto sia il segno della missione di pastore, che deve sempre, in ogni situazione, essere quella di un padre che sa amare, che sa ascoltare, che sa comprendere, che sa rialzare, che sa camminare accanto. Questo è il vero legame che vorrò vivere da oggi con voi, con ciascuno di voi. Maria, la dolce madre, assunta alla gloria del cielo, con l'intercessione dei santi di Alfredo e Costanza, del beato Giovanni Giovenale Lucina, ci possono guidare e sostenere in questo cammino che da oggi inizia per proclamare con gioiosa fermezza la nostra fede in Cristo, Figlio di Dio, fatto uomo per la nostra salvezza.